www.redigio.it e la storia continua. Clusium per via del vino. Aruns, racconta la storiella, era un cittadino dell'Etrusca Clusium, sarebbe l'odierna Chiusi, nella provincia non ancora celtizzata di Siena, e aveva dovuto constatare che un giovane uomo di mondo, un certo Lucumo, da Laucme, cioè etrusco significa patriziato, era riuscito a sedurgli la moglie. Ora, essendo questo Lucumo non solamente un consumato Latin lover, bensì anche un membro del ceto dominante della comunità etrusca, se Aruns voleva vendicarsi, ovvero, ipotesi naturale, sfogare il suo odio di classe contro il nobile, doveva mobilitare mezzi più forti di quelli a sua privata disposizione. Questi mezzi egli credette di averli trovati nei Celti, che si erano già spinti fin sotto Chiusi, e ai quali egli era già servito anche in precedenza come guida per passare dalle Alpi, donde possiamo forse dedurre che egli intratteneva con loro delle relazioni commerciali. Soprattutto sembra che fornisse loro anche vino, bevanda che essi apprezzavano oltre misura e che non conoscevano, perché nei loro luoghi avevano solo la birra. Del vino Aruns fece la sua arma. Gliene portò dunque per allettarli, cioè diciamo per far loro sapere quale speciale vitigno crescesse nei pressi di Chiusi, quello che tuttora è pregiato di Montepulciano. E i Celti vennero sul serio. Livio ritiene che si trattasse di Senoni, ma non esclude che sotto il loro stendardo marciassero anche altre tribù. Gli abitanti di Chiusi, che dovevano avere informazioni più abbondanti sui Celti da parte dei loro compatrioti stanziati più a nord, presero un grande spavento quando videro tanti nemici dall'aspetto e dalle armi mai visti. Mandarono perciò inviati a Roma per chiedere aiuto al Senato, nonostante non fossero legati ai Romani né da alleanza né da amicizia. Roma, però, dissanguata e impoverita per le guerre precedenti, non vide il motivo di mobilitare subito un'armata per aderire alla preghiera di una lontana città-stato, tanto più che poi Clusium era una possente città fortificata. Si limitò quindi a inviare tre messaggeri incaricati, da un lato, di esaminare la situazione, dall'altro di svolgere opera di mediazione fra Etruschi e Celti.